Buonissima giornata a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alberto e siete connessi sul canale dei Legends. Oggi andrò a fare un video dedicato alla pallavolo. Vi dirò il mio, tra virgolette, sestetto più forte al mondo. Ma prima di iniziare il video, lasciate un bel pollicione se vi piacciono queste tipologie di video e iscrivetevi soprattutto al canale per, insomma, supportarci. Ma bando alle ciance, iniziamo! Partiamo dal palleggiatore. Per me, e come per tutti i pallavolisti, il palleggiatore è un po' come il regista nel calcio. Dà gli assist e successivamente il palleggiatore nella pallavolo dà i cosiddetti assist agli attaccanti, ai centrali, agli opposti, agli schiacciatori. E per me il palleggiatore più forte al mondo, per me, è Bruno. Bruno, ragazzi, a mio avviso è il palleggiatore più forte al mondo. Senza nulla togliere sicuramente a Christensen e De Cecco, però e agli altri palleggiatori. Però per me è il più forte al mondo, ha delle mani che sono stratosferiche, soprattutto durante le Olimpiadi, anche le 2 annate con la Lube, gli anni in Brasile, a Modena. Cioè, non serve descriverlo, ha vinto tutto, ha vinto l'Olimpiade, ha vinto un sacco di campionati tra Lube e Modena, ha vinto la Champions League, ha vinto tutto, quindi a mio avviso non solo cioè, è fortissimo tecnicamente, ma appunto perché è forte ha vinto tutto, quindi lo metterei come palleggiatore più forte al mondo. Passiamo ai centrali. A mio avviso, Simon è uno fra i centrali più forti al mondo, data anche la sua età, che se non sbaglio lui è 32 anni, 33, non mi ricordo, però salta che sembra un ventenne, cioè, o per la sua età, io non vedo centrali belli potenti fisicamente, perché lui oggettivamente è un centrale potente e insieme a Bruno ha fatto delle annate fantastiche alla Lube, anche lui insieme cioè insomma, insieme a Leon, Leal, alla nazionale cubana ha vinto, cioè ha fatto una bella stagione anche con la nazionale. Quindi, insomma, io considero Simon il centrale più forte al mondo perché non solo è potente in quanto a salto, ma ha un braccio che è stratosferico, è bello grosso, potente, quindi direi lui come centrale più forte al mondo. Passiamo all'altro centrale. A mio avviso, l'altro centrale più forte al mondo è Lucas. Lucas, cioè, non servono anche lui parole per descriverlo, anche cioè, secondo me per tutti gli amanti della pallavolo, Lucas è uno fra i centrali più forti al mondo, sempre insieme a Bruno, non solo con la nazionale brasiliana, ma a Modena ha vinto di tutto, ha vinto campionati brasiliani, ha vinto premi individuali come miglior centrale, ha spiccato soprattutto nei campionati di World League, Olimpiadi, con Modena, cioè, non dotato soprattutto di un gran salto, cioè, diciamo lui non salta tantissimo, però ha un bel braccio, cioè chiude bene la palla, cioè chiude il colpo come si deve soprattutto, e per me ha anche un buonissimo muro. Passiamo agli schiacciatori. Io qua ho avuto qualche indecisione. Tutti vi starete chiedendo, ma secondo te Leon è la banda più forte al mondo? Intanto vi dico la mia prima banda, secondo me. Per me Kliuka è una banda fortissima, oltre ad avere un buon salto, come già i nomi che ho citato prima, i vari Simon e compagnia bella. Sei Lucas. Kliuka ha un buonissimo salto e soprattutto è un ragazzo molto giovane interessante, e purtroppo è in un club come il Fakel, se non sbaglio, in Russia, nel campionato russo, dove non c'è tanto, cioè non, purtroppo non è un club grosso dove spiccare. E io poi ho scelto Kliuka non solo per il salto, ma anche perché ha una buonissima ricezione, ovviamente quando ti arriva la battuta all'incrocio delle righe a 130 all'ora tu fai così all'avversario e dici bravo, però a mio avviso rispetto a tanti altri schiacciatori è dotato di una buonissima ricezione,
anche di un buonissimo attacco. L'unica cosa che pecca è il muro, purtroppo, anche se comunque qualche volta ha murato anche, però l'unica cosa che purtroppo, ripeto, pecca è quella. Passiamo all'altro schiacciatore. Anche qui, ripeto, come ho detto prima, ho avuto alcune indecisioni. Quindi, secondo me, Matt Anderson è uno schiacciatore molto forte perché soprattutto lui funge da doppio ruolo, può fare anche l'opposto, però quest'anno, come abbiamo visto a Modena, soprattutto con la nazionale degli USA, può fare sia opposto che schiacciatore. Anderson è dotato non di un buon salto, cioè, oddio, salta, però è dotato di un buon braccio, di una buonissima battuta, soprattutto il colpo nel fasciare la palla, ma anche della ricezione. Infatti, non so se avete visto qualche partita di Modena. Di solito tolgono fuori dalla ricezione cioè tiravano fuori Bednosz e mettevano Rossini, Zaitsev e lo stesso Anderson perché è dotato di una buonissima ricezione. Quindi, per me, Anderson è uno tra gli schiacciatori più forti al mondo. E qua tante persone diranno: perché non hai messo Leon? Perché non hai messo Leal? Sì, sono senza nulla togliere a Leon, per carità. Leon ha un attacco stratosferico, però comunque pecca molto le battute flot. Io ho scelto Kluka perché comunque rispetto a Leon è uno che riceve abbastanza bene. Passiamo al libero. Beh, io direi da buon italiano potrei dire Max Colaci. Ma con tutto il bene che voglio Max Colaci, senza nulla togliere a lui, o Rossini, Eric Shoji, ma Grebennikov, ragazzi, è qualcosa di mostruoso. Io, a parte i vari trofei che ha vinto con la nazionale francese, con la Lube, con Trento, anche in Francia, in Russia, comunque ha fatto dei bei campionati, ma soprattutto dovete vedervi i video su YouTube perché lui ha un riflesso pauroso, cioè ha una reazione nel salvare una palla, poi cioè è un bel giocatore perché non solo fa il libero, voi potete vedere i video, fa anche gli attacchi come banda e salta anche abbastanza, però ha un riflesso. Ha una intuizione del movimento dell'attaccante, che poi prende le schiacciate degli avversari, si trova al punto giusto nel momento giusto. Quindi, in pratica, cioè, a me piace proprio perché lui intuisce già l'intenzione dell'avversario, che sia schiacciatore opposto o centrale. Morale della favola, io classificherei Grebennikov, cioè metterei Grebennikov nel mio Dream Team come miglior libero, proprio per questo motivo, ripeto, perché può fare la banda tranquillamente, però io lo metto libero a prescindere perché comunque quello che ti può dare da libero non ti può dare da banda, ok? Però ha un buon attacco, però banda, cioè da libero è fortissimo, ripeto, ha un riflesso pauroso, capisce le intenzioni dell'avversario al momento giusto, è sempre al posto giusto al momento giusto e soprattutto magari quando c'è la seconda intenzione, il secondo tocco da parte del palleggiatore, lui è lì a difendere. Passiamo, secondo me, al mio miglior opposto al mondo che ho messo nel mio Dream Team ed è Ivan Zaitsev. Ivan, lo ringrazio ancora per gli auguri che mi ha fatto il mio 18° compleanno. E vabbè, tralasciando questo particolare, secondo me è uno fra i migliori opposti al mondo. La gente dirà: ma perché non hai detto Boyer? Non hai detto Patry qualcuno? Io adesso ho detto due francesi, però potrei dire Patch qualcuno, non lo so, però io direi lui perché comunque ha tanta esperienza, nonostante la sua età è sempre ad alti livelli. Secondo me, rispetto lui e Vantorena, per esempio, per l'età che hanno, sono sempre ad alti livelli. Non solo, anche lui è dotato di un buonissimo salto, un discreto salto, se non sbaglio, o tocca 360 o 365 oppure addirittura 370. Ha un buon braccio, ha un buon muro e per me poi è una persona fantastica perché avete visto anche durante gli anni a Perugia si è sacrificato come schiacciatore e ricettore, cosa che non aveva mai fatto, si è dovuto adattare il primo anno, poi avete visto che ha fatto il triplete l'ultimo anno prima di andare a Modena con Perugia vincendo campionato Coppa Italia e
Champions League. No, non vorrei dire cavolo. No, campionato, vabbè, me lo scriverete nei commenti perché non mi ricordo. Comunque, anche con la nazionale, vabbè, lo sapete meglio di me, record della battuta olimpica, record del mondo di velocità della battuta olimpica, vabbè, i vari premi individuali. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine del video, mettete like, iscrivetevi al nostro canale, nei commenti ditemi qual è secondo voi, amanti della pallavolo, il vostro sestetto ideale. Magari cercheremo più avanti, quando questa pandemia finirà, magari insieme a Luca e Marco, i miei due soci, di magari secondo loro sentire la loro opinione sul loro Dream Team nella pallavolo. Comunque, iscrivetevi al canale ancora e non perdete i prossimi video.